situazione che arriva oltre mezz'ora dal termine del match. Partita che resta apertissima, ci vuole poco per rimettere tutto in discussione. Essere avanti è sicuramente un vantaggio anche a livello psicologico, ma non basta. È in buona posizione. Bravo, salta il difensore. Super qui il portiere. Intervento che vale come un gol. Una parata che vale come un gol, quella sfoderata dal portiere sulla conclusione di prima. Clamorosa. Davvero, un intervento come non se ne vedono spesso. Occasione d'oro. Ha sprecato una grande occasione da pochi passi. Ne è uscito fuori un passaggio al portiere. Si parla di lui come di un possibile obiettivo di mercato, almeno questo è quello che emerge dalle indiscrezioni, e poi sono state riprese da molti siti online specializzati. Alla palla buona, occhio! Palla fuori di nulla qui. Ha tentato il tiro da una posizione complicata, peccando forse di un po' d'egoismo, eh? Cercare l'aiuto della squadra avrebbe probabilmente portato a risultati migliori. Guadagnano metri. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. Capisce tutto e intercetta il passaggio. Ci sono novità sugli altri campi, andiamo a sentire. I padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore, hanno gettato al vento la chance dal dischetto. Grande intervento del portiere che arriva sulla conclusione e devia la palla oltre il fondo. Ti resta in parità, 1-1, quando sul nostro orologio sono passati 67 minuti. Perfetto, grazie. C'è il fischio dell'arbitro e c'è la bandierina per il fuorigioco. La sostituzione, vedremo se cambierà l'atteggiamento della squadra in campo. Conclusione murata. Buona l'idea qui. Occhio alla progressione. È tutto solo, ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. L'ha messa dentro da pochi passi, era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Hanno spezzato bene la trama qui. Tiro ribattuto. Ancora un quarto d'ora da giocare. Possesso regalato. Lo vede. Gran palla, grande occasione e c'è il gol. Non si fermano più e allargano ulteriormente la distanza con gli avversari. Azione del gol da rivedere. Micidiale nell'uno contro uno. Ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Occhio all'accelerazione. Parata eccezionale questa! La mette in area. La girata di testa è terminata abbondantemente sul fondo. È riuscito comunque a concludere verso la porta. Non credo potesse fare molto di più in quelle condizioni. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti.
legge bene la traiettoria e riparte. Tackle efficace. Attenzione, passa il difensore. E c'è il gol e la partita a questo punto sembra assolutamente chiusa. 4 gol di distanza. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Azione interrotta. Interessante il tocco verticale. Ha completato un fantastico hat-trick. Con questo gol può essere orgoglioso della sua prestazione. Beh, direi proprio di sì. Ecco il replay dell'azione che ha portato il gol. Hanno ubriacato la retroguardia avversaria con questo fraseggio prolungato. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Saranno 2 i minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Eccolo qui il segnale di chiusura del match, successo della squadra di casa. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, e beh, diventano difficili da fermare. È tra i più attesi oggi. Ne ha fatti 3 l'ultima volta. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Un saluto da parte mia e di Lelia Dani, pronti a tenervi compagnia anche oggi. Si gioca per il campionato per i 3 punti. Sfida tra Colchester United e Charlton Athletic. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi. Sono convinto che ci divertiremo. È stato fermato dal difensore. Si fa vedere in avanti. Efficace la copertura della difesa che si salva. Pallone che torna in possesso degli avversari. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio.
basta guardare la classifica per avere la conferma che la Crypto Stanley sta disputando un campionato veramente positivo. Sono in piena corsa per il titolo, Pier. La cosa è ovviamente una sorpresa. Ora vedremo se sapranno confermarsi fino al termine della stagione, perché mancano ancora parecchie giornate alla fine. Pressione, stanchezza, queste cose cominciano a pesare. Devono essere bravi e rimanere concentrati sull'obiettivo se vogliono difendere il primo posto dagli attacchi delle rivali. Può far gol da lì! Parata eccezionale questa! Crossa nel mezzo. Intervento non perfetto, vediamo se ne approfittano. Gran palla, pericolo. Parte il tiro. Incredibile questa parata. Allenatore che non nasconde il suo disappunto. Era l'occasione giusta per passare in vantaggio. Intervento deciso. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Salta il difensore. 1-0, arriva il gol del vantaggio. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato. Bravo! Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Guadagna metri verso l'area. Occhio da lì! C'è la segnalazione dell'assistente e il gol viene annullato perché c'era offside. Decisione che scatena le proteste di pubblico e panchina. Ma era leggermente più avanti al momento della conclusione. Ha scelto bene il tempo. Non può arrivare su questo pallone senza problemi il portiere. Occhio al contropiede qui. Palla lunga per il compagno. Occhio al traversone. Prova a spazzarla via, attenzione. Possono respirare. Gran dribbling. Ha sbagliato qui i tempi dell'inserimento ed è finito in fuorigioco. E perché? Perché non ha fatto il movimento giusto. Matthews. La perdono. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Ci sono metri per andare. Spazio per il cross. Respinta col corpo. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Comincia ora il secondo tempo. Arriva la notizia dagli altri campi, c'è stato un calcio di rigore, andiamo a sentire i dettagli. L'arbitro ha concesso il penalty ai padroni di casa, ha fatto centro dagli 11 metri, gran botta dal basso verso l'alto, palla sotto la traversa. Si sblocca dunque il match, 1-0 al minuto 49. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Preferiscono muovere il pallone per crearsi degli spazi e arrivare al pareggio. Possesso che torna agli avversari.
Interrompe l'azione e recupera palla. Prova a sorprenderlo. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. È in buona posizione. Cerca la porta e il portiere ci arriva. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. Crossa nel mezzo. Ha provato a spazzare ma non è finita. È entrato bene qui con decisione. Può colpire da lì. Capisce tutto e ferma l'azione. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. La dimostrazione di come nel calcio a volte i numeri lasciano il tempo che trova. Questa è una gran palla, Pierre. Il portiere salva la propria porta. Recupera il possesso sull'errore del portiere. Guarda il movimento in area. Può mettere da lì. Palla in rete, vantaggio che aumenta, restano due gol di margine. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Punta la porta, non lo chiude nessuno. L'arbitro assegna il rigore per questo fallo. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Non la blocca, attenzione. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Ha spedito la palla in rete con questa conclusione che stiamo rivedendo, bellissima. Una volée che non ha lasciato scampo al portiere. Ora conducono per 3-0. Palla nuovamente in possesso. Mi dicono che c'è stato un calcio di rigore in una delle altre partite. Andiamo a sentire lo studio. Gli ospiti hanno conquistato un calcio di rigore. Hanno gettato al vento la chance dal dischetto. Grande intervento del portiere che arriva sulla conclusione e devia la palla oltre il fondo. Risultato che non cambia. Sempre 2-0 al 74esimo. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Si fa saltare troppo facilmente. Conclusione che non ha trovato lo specchio, qui ha angolato troppo. Nessun problema per il portiere, che si è limitato ad accompagnare la palla fuori con lo sguardo. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Palla vagante adesso. Cerca il filtrante per aprire la difesa. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Matthews entra nettamente sul pallone e recupera. La gioca lunga per scavalcare la difesa. Decisivo il contrasto per impedire all'attaccante di tirare. Matthews. Perdono il possesso del pallone. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Non affonda, preferisce aspettare e poi colpire. C'è il gol ed è il terzo oggi, completa un fantastico hat-trick. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. È partita che sembra ormai in cassaforte.
assuma dunque l'azione d'attacco. 3 minuti, questa è l'entità del recupero. Può ricevere una posizione interessante. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Un successo strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. È stato certamente fra i migliori in campo, può essere davvero soddisfatto. 3 è il numero perfetto e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione. La sua è stata una prestazione superlativa e con una tripletta magistrale ha trainato la squadra verso una vittoria da incorniciare.